Buonasera da Onda Tg in apertura subito la cronaca stroncato da un improvviso malore mentre era in carrozzeria. È morto così un 76enne di Sulmona, una vera e propria tragedia, quella che si è verificata nel pomeriggio di oggi. Sentiamo nel nostro servizio. Tragedia nel primo pomeriggio a Sulmona. Un 76enne del posto, Tonino Barassone, è deceduto nel primo pomeriggio di oggi mentre si trovava nell'autocarrozzeria della Sabina di Via Lamaccio. Da quanto si è appreso, l'uomo stava discutendo normalmente con un altro cliente quando all'improvviso sarebbe caduto a terra battendo una parte della testa contro un suppellettile. Sono scattati immediatamente i primi soccorsi fino all'arrivo di un'ambulanza del 118 dell'ospedale di Sulmona. Purtroppo per i 76enni non c'era più nulla da fare. La causa del decesso, come accertato la ricognizione cadaverica eseguita dalla dottoressa ASA da Donatella di Loreto, è riconducibile a un malore, essendo il soggetto cardiopatico. Per rilievi di rito, per ricostruire la dinamica dell'episodio, è intervenuta sul posto la polizia. La salma, dopo le formalità di rito e il nulla osta da parte del magistrato presso il tribunale di Sulmona, è stata riconsegnata ai familiari per la celebrazione delle esequie che saranno officiate il prossimo 16 giugno alle ore 16 nella cattedrale di San Panfilo. Una tragedia che ha scosso i familiari del settantenne, il titolare dell'attività ancora sotto shock, come pure la comunità degli Alpini, alla quale Tonino era particolarmente legato. E ora lo schianto, il maxi incidente sulla strada provinciale morronese con tre auto coinvolte e otto feriti. Per uno dei conducenti prognosi riservata ma anche una denuncia all'autorità giudiziaria, guidava ubriaco. Sentiamo i particolari nel nostro servizio. Guidava sotto l'effetto dell'alcol il conducente della Tipo, coinvolto intorno alle 20 di ieri sera nel maxi incidente stradale verificatosi sulla provinciale morronese in contrada San Nicola e quanto emerso dagli esami ematici svolti in ospedale dopo il violento scontro. Le verifiche effettuate hanno consentito di accertare la positività dell'uomo agli esami del sangue che hanno evidenziato un tasso alcolemico pari a 1,2 grammi litri, ovvero il doppio di quanto consentito dalla legge. Nei confronti del conducente, un pratolano di 44 anni, scatta la denuncia per guida in stato di ebbrezza e ritiro della patente di guida come atto dovuto. Inoltre l'uomo è stato posto in osservazione nel reparto di rianimazione con una prognosi riservata, viste le fratture interne riportate e sospetto di un'emorragia. Il suo quadro clinico deve essere monitorato almeno per le prossime 48 ore. Al momento non correrebbe fortunatamente pericolo di vita, tutti stanno facendo il tifo per lui. Non destano preoccupazione le condizioni di salute degli altri feriti, tra cui due bimbi e due giovanissimi, trasportati comunque in ospedale per gli accertamenti del caso. Per loro si può tirare un respiro di sollievo. Per una coppia di Sulmona si stanno invece svolgendo ulteriori esami in ordine alle fratture riportate nel reparto di ortopedia, ma anche il loro quadro clinico, seppur attenzionato, non risulta grave. In totale sono 8 i feriti, nessuno particolarmente grave, ma uno di loro, come detto, in prognosi riservata. Quanto alla dinamica del rocambolesco incidente, stando alla ricostruzione effettuata dalla Polizia Stradale di Sulmona, che ha svolto i rilievi di rito, sembrerebbe che il conducente della Fiat Tipo avrebbe urtato prima contro la microcar, che si è ribaltata rovinosamente, e poi contro una Volvo, dopo aver invaso l'altra corsia e perso il controllo del mezzo con un violento frontale. La stradale è intervenuta con due equipaggi, a dimostrazione dell'importanza e dell'efficacia della permanenza del presidio sul territorio. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona e per estrarre gli occupanti dall'abitacolo, un'operazione che è risultata particolarmente complessa. Poi la corsa in ospedale con l'ambulanza del 118, nonostante la carenza di mezzi, una spola tra urla, pianti, disperazione, una tragedia sfiorata nel vero senso della parola. Si staccano calcinacci e danneggiano auto, non è finita qui, paura in via di Giacomo a Sulmona, vediamo nel nostro servizio.
Tanta paura per il distacco di alcuni calcinacci dall'intonaco di un palazzo condominiale di via Silvestro di Giacomo a Sulmona e quanto accaduto nella serata di sabato. Da quanto si è appreso, la caduta dei calcinacci avrebbe danneggiato un'auto in sosta nel quartiere. Per la messa in sicurezza della zona sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a rimuovere tutti gli elementi di pericolo per la pubblica incolumità. Parcheggiato la macchina qui davanti al bar Macinino, me l'ho fermata a vedere la partita qui alla bar al solito posto. Ho sentito un botto, un forte botto, pensavo fosse caduto uno scooter parcheggiato, invece in realtà erano caduti dei massi sul tetto della macchina, frantumandomi il vetro anteriore e facendomi dei gravi danni alla macchina. No, se capitava magari di mattina dove una coppia con un bambino sta a fare colazione al bar, magari poteva essere molto molto peggio la situazione. Un pezzo di cornicione ha colpito un'autovettura, sono intervenuti i vigili del fuoco, hanno messo in sicurezza il fabbricato e l'intera area, quindi il problema fortunatamente risolto con pochi danni, solo per le persone. Fortunatamente non si sono registrati danni alle persone. Sul posto, per i rilievi di rito per far luce sull'accaduto, è intervenuto il nucleo radiomobile della compagnia dei carabinieri di Sulmona, un episodio che nel primo sabato senza coprifuoco non è passato inosservato. Assembrati e sicuri, la Movida passa alla prova generale del primo weekend senza coprifuoco, ma vediamo come è andata nel nostro servizio. Prova generale superata per la Movida dopo il primo weekend senza coprifuoco e limiti di orario. Un debutto fortunatamente senza tensioni e regolarità, con una gestione dei flussi pressoché attenta all'interno dei locali, grazie anche al supporto del gruppo Sulmona Sicurezza. Meno gestibile la situazione all'esterno con gli assembramenti che sono andati avanti fino alle 3 del mattino e hanno superato il confine labile tra svago e prevenzione. Era d'altronde prevedibile dopo mesi di chiusura forzata con la pandemia che ha rivisitato gli stili di vita. In una sola serata in tanti si sono riappropriati degli spazi della quotidianità, di quella vitalità che è mancata e che è riesplosa in poche ore. Non sono mancati controlli senza invadenza, per dirla con le parole dell'uomo di strada. Rotto il ghiaccio del primo weekend si pensa all'estate da vivere e agli accorgimenti da adottare. È facile pensare che quelle scene di assembramento saranno ridimensionate, anche se la tenuta della zona bianca dipende molto dai singoli comportamenti quotidiani. È il caso di ricordare ad esempio che la mascherina va indossata, non tenuta abbassata o peggio in tasca. In ogni caso, per i baristi e gli esercenti il debutto della Movida non è andato poi così male. Siamo stati molto attenti a contingentare e gestire gli ingressi all'interno dei locali e quello che potevamo fare in questa fase, commentano i titolari delle attività dell'area dell'Annunziata. Buona la prima anche per le forze dell'ordine, per il sabato sera tutto sommato tranquillo, per il gruppo di Sulmona Sicurezza che si è messo a disposizione dei locali per la gestione dei flussi. Perché comunque c'è una gran voglia di uscire, di stare in compagnia, quindi è ovvio che c'è questa bella folla, diciamo, ma ordinata, stanno rispettando comunque soprattutto agli ingressi dei locali, stanno rispettando le file, mascherina, dentro è contingentato, non entrano al massimo nei locali, entrano 3-4 persone insomma al massimo. Ce la stiamo mettendo tutta, sperando che vada tutto bene, una bella serata, inizi quest'estate e vada tutto per il meglio. E ora i vaccini tra ansia e disagi. Si grada la convenzione tra la ASL 1 e la Protezione Civile ANA di Sulmona. Oggi un bollettino da consegnare agli annali, nessun positivo in provincia dell'Aquila. Facciamo il punto nel nostro servizio. Disagi e rinforzi per la campagna vaccinale in atto. È stata siglata lo scorso 11 giugno, resa pubblica in giornata, la convenzione tra l'ASL 1 e la Protezione Civile ANA di Sulmona, attraverso la quale viene recepita la disponibilità degli alpini per dare supporto al centro vaccinale di Sulmona tra le figure amministrative. Un accordo che suggella una collaborazione tra l'azienda e sodalizio, che resta in prima linea nell'emergenza pandemica, al pari delle altre associazioni di volontariato. Anche oggi si
sono registrati numeri pressoché buoni: 341 dosi programmate per inoculazione a Sulmona, 90 a Pratola, 127 a Castel di Sangro. Una fotografia che conferma la necessità di riorganizzare i piccoli hub vaccinali che hanno raggiunto una buona percentuale in rapporto alla densità. Numeri alti a Sulmona, dove soprattutto per gli effetti del caldo e della bella stagione si segnalano disagi in ordine alle attese per la carenza di una struttura di accoglienza all'esterno. Ma si sa che bisogna armarsi di pazienza, anche perché l'organizzazione dell'ambulatorio è ormai collaudata. Con lo stop ai richiami di AstraZeneca per Under 60, una vaccinazione per i giovanissimi che stenta a partire, già da domani potrebbe esserci qualche problema per le forniture. È atteso infatti un nuovo carico di Pfizer per mercoledì, ma si sta cercando di spingere per non perdere nemmeno un giorno sulla tabella di marcia. Intanto il bollettino del 14 giugno è da consegnare agli annali, perché la casella dei nuovi positivi questa volta rimane vuota in tutta la provincia dell'Aquila e non solo nel centro Abruzzo, che conferma il suo trend in miglioramento. Il quadro epidemiologico sta allentando la preoccupazione e permette agli addetti lavori di respirare, fermo restando le sfide del prossimo futuro. La gestione con prevenzione e tracciamento del flusso turistico in arrivo, la vaccinazione dei giovanissimi e l'isolamento delle nuove e vecchie varianti. Un sistema che non si ferma neanche un po'. Il dato odierno è da rilevare. Scende a 118 il numero dei sorvegliati, a 66 quello degli attuali positivi in centro Abruzzo. A guidare la mappa del contagio restano Sulmona con 28 Covid che devono negativizzare e Pratola che scende a 24. Sono 4 gli attuali ricoverati, nessuno in terapia intensiva. Un 17enne di Pratola, positivo da alcuni giorni, è stato trasportato in tarda mattinata in ospedale per gli accertamenti del caso. Sul fronte ospedaliero si registra il trasferimento di una paziente della chirurgia in area grigia per l'esito dubbio del suo tampone. La speranza è di mantenere la tregua con i comportamenti quotidiani e con un sistema pronto a reggere l'effetto estate. Come di consueto ci dobbiamo fermare con la prima parte di Onda DG, ma torniamo tra poco con le nostre notizie. Se volete dormire bene, siete nel posto giusto. Semiflex produce qualsiasi tipo di materasso artigianale su misura. Se hai un vecchio divano o una poltrona o una sedia da ristrutturare, Semiflex effettua lavori di tappezzeria per dare nuova vita ai tuoi ambienti. Inoltre realizza letti contenitori e letti somiere. Il segreto è la grande professionalità, l'alta qualità dei materiali utilizzati e le tecniche artigianali tramandate di generazione in generazione. Visita la pagina Facebook Semiflex Trinetti per vedere tutte le nostre lavorazioni. Semiflex, la naturale evoluzione di un lavoro artigianale. Zona industriale Raiano. Soluzioni a portata di casa. Angelo Tendaggi. Tende da sole arcuati e para a Tempotest. Pergotende arcuati e Gibus. Zanzariere delle migliori marche. Vivi in tutta libertà i tuoi spazi esterni. Rivoluziona il modo di abitare e goditi soluzioni ad hoc, personalizzate e funzionali. Disegna il tuo giardino e terrazzo con gazebo in legno e alluminio. Tende da sole belle e resistenti, realizzate con materiali di qualità. Con Angelo Tendaggi puoi accedere alla detrazione fiscale al 50%. Sulle tende da sole, in via Gennaro Sardi 30, a Sulmona. Angelo Tendaggi, praticità e relax. Non sarò mai uno di quei rischi, mi vedi e lo capisci, sta. Ti sembrerà come planare sui go-kart. Metterò un peggio di me dentro una grida di re per non farti più male. Se lo farai anche te, se lo farai anche te. Se sei alla ricerca di una soluzione compatta per il riscaldamento e la produzione di acqua calda, la nostra nuova Vitodens 200 è quello che fa per te. Di dimensioni compatte,
è perfetta per gli appartamenti e le case di oggi. Vitodense è un sistema di riscaldamento costruito per durare. Il nostro scambiatore di calore è realizzato in acciaio inossidabile e resistente a qualsiasi liquido e ha un'efficienza fino al 98% dell'energia prodotta. Richiedi un preventivo al partner per l'efficienza energetica Viessmann, Termoedil SNC, Fratelli Malvestuto di Sulmona. Prova il comfort e la tecnologia Viessmann. Da Termoedil, caldaie a condensazione a partire da 990 euro, con sconto in fattura del 50% o del 65%. Richiedi un preventivo. Lavorare con passione. E questo è il nostro segreto. LPG Legno, dal 1997, realizza tetti, tettoie, gazebo, casette e garage in legno di alta qualità. Pali a recinzioni in pino impregnato e castagno. Case residenziali antisismiche, dall'ideazione alla posa in opera. Alla LPG Legno, le tecniche più all'avanguardia e le lavorazioni artigianali ci aiutano a raggiungere l'eccellenza. Contattaci per costruzioni civili e industriali. Per le pubbliche amministrazioni siamo sul MEPA. LPG è centro lavorativo. Legno autorizzato. Progettazione e stabilimento a Raiano, zona industriale 347-588-7107. LPG Legno, la tradizione artigiana incontra l'innovazione quotidiana. Ai supermercati Tigre di Raiano e Pratola. Pasta di semola De Cecco 500 grammi 79 centesimi. Birra Tuborg 66 CL 84 centesimi. Caffè Splendid ricco e classico 250 grammi 1,49 euro. Birra Dreher 66 CL 79 centesimi. Lombatina di suino 4,99 euro al chilo. Fettine scelte di bovino adulto 9,49 euro al chilo. Mozzarella Barone 85 centesimi letto. Punto vendita di Raiano orario continuato e domenica aperto ore 9.13. Supermercati Tigre, Raiano, strada statale 5 e Pratola Peligna, via Valle Madonna 51. Cerchi un professionista nella pulizia e nel montaggio di camini, stufe e canne fumarie? No, buonasera, sono uno spazzacamino neri. Vuoi affidabilità, puntualità e la certezza di un lavoro ben fatto? Allora cerchi Neri, lo spazzacamino della Valle Peligna. Per il montaggio e la pulizia di stufe a legna e pellet, camini di ogni tipo, canne fumarie industriali e civili, affidati a Neri, lo spazzacamino della Valle Peligna. Neri ti aspetta a Raiano, via Luca della Robbia 13, telefono 347 06 21 087. Agrimarket vi invita all'Open Day Steel, l'occasione giusta per scoprire tutta la gamma dei prodotti Steel. Vieni a provare la grande novità, motosega MS400C, la prima al mondo con pistone in magnesio. Da Agrimarket trovi tutto per l'agricoltura, zootecnia e giardinaggio. Attrezzature agricole per la lavorazione del terreno come le barre falcianti Enorossi e i giroandatori ACMA. Agrimarket, via dell'agricoltura, zona industriale, a Sulmona. Vi aspettiamo dalle 9 alle 13 per l'Open Day Steel. Il cibo non è solo nutrimento, ma anche identità, tradizione, territorio. Valori a te cari che danno più gusto alla tua giornata e che trovi nei prodotti Terra Antica. Latte alta qualità, olio, formaggi freschi e stagionati, tutti ingredienti semplici e genuini provenienti dalle terre abruzzesi. La cooperativa Terra Antica tutela i sapori autentici della tradizione perché tu possa portarli a tavola e condividerli con i tuoi cari. Latte, olio, formaggi freschi e stagionati delle terre d'Abruzzo. Metti in tavola solo ciò di cui ti fidi. Terra Antica, alta qualità, a chilometro zero.
Effettuare la registrazione su Previ App è semplicissimo. Inserisci dove richiesto le tue credenziali personali, nome, cognome, comune, telefono ed indirizzo email. Effettuata la registrazione, prenotare poi sarà comodo, sicuro e veloce. Scegli la filiale di fiducia, il servizio di cui necessiti ed infine l'orario che più si adegua alle tue esigenze. Sarà possibile inoltre farlo attraverso una videochiamata direttamente col tuo gestore di fiducia. Infine, non ti resta che confermare la tua richiesta di appuntamento e il gioco è fatto. Semplice, no? BCC di Prato La Peligna, le nostre soluzioni fanno sempre la differenza. Seconda parte di Onda Rigiri, partiamo dalla sanità, i manifesti in giro per la città per l'ospedale di primo livello, un appello a caratteri cubitali da parte degli ex in prima linea. Sentiamo meglio nel nostro servizio. Un invito ai cittadini, alle organizzazioni sociali e politiche sulmonese, all'istituzione comunale per manifestare approvazione e sostegno alla proposta e vigilare affinché la popolazione del territorio peligno sangrino subequano possa fruire di un ospedale di primo livello. È un appello a caratteri cubitali, quello che arriva non da quattro amici al bar, ma da quattro sulmonesi doc. Il professore Aldo Ronci, l'ex sindaco e assessore regionale Franco La Civita, l'ex consigliere regionale Giuseppe Evangelista e l'ex primo cittadino Lando Sciuba. I quattro hanno inteso rompere il silenzio attraverso un manifesto che sarà fisso sui muri della città. Una politica d'altri tempi che serve a sensibilizzare la popolazione su un tema che dovrebbe essere ad appannaggio di tutti, non solo degli addetti ai lavori o della classe politica. Stupisce il silenzio o la sottovalutazione che si registra in città da parte delle forze politiche, dei sindacati e delle associazioni dei datori di lavoro, scrivono i quattro. Consapevoli che per raggiungere l'obiettivo auspicato, lungo il cammino e non privo di insidie, deve essere fatto proprio dalla Giunta regionale e dal Consiglio per essere inviato al Ministero della Salute che dovrà approvarlo, invitiamo i cittadini, le organizzazioni sociali e politiche sulmonesi e l'istituzione comunale ad esprimersi nel merito. L'ospedale di primo livello, stando alla ripartizione del piano sanitario regionale, potrà contare su 8 unità operative complesse, 11 unità semplici dipartimentali, 2 unità semplici e 4 servizi. Sono 157 posti letto ordinari e 13 quelli diurni. Oltre alla classificazione esistono poi problemi da risolvere nel quotidiano, come la carenza di personale, concorsi da bandire, le attrezzature ferme in magazzino, nel caso ad esempio della risonanza magnetica. Una chiosa, riteniamo doverosa, a integrazione del manifesto anch'esso di primo livello. E ora la politica, 5 Stelle con il simbolo alle prossime elezioni amministrative, dialogo aperto con la coalizione di centro-sinistra, il nostro servizio. Siamo in una fase interlocutoria con le forze politiche di centrosinistra, con cittadini che condividono la nostra visione della politica. Siamo convinti che ai nostri concittadini non interessi il conticino del numero dei votanti, pronostici ed eventuali ballottaggi, poiché vogliono conoscere nomi e programmi. A scaldare i motori è il Movimento 5 Stelle, che in una conferenza stampa dichiara pubblicamente di volersi spendere in prima persona nella prossima competizione elettorale con tanto di simbolo, portando avanti la politica di temi e proposte. Al momento, come ha annunciato la coordinatore Angelo D'Aloisio, il dialogo è stato avviato con la coalizione di centrosinistra, che ha indicato ufficiosamente come candidato sindaco Gianfranco Di Piero. Il movimento non corre da solo, ma di certo non intende recitare un ruolo marginale in campagna elettorale. Stiamo partecipando a questo tavolo con la nostra forza politica e con un programma che abbiamo sottoposto agli interlocutori, che tra l'altro non hanno neanche dinegato nulla o obiettato nulla. Le interlocuzioni che il Movimento 5 Stelle sta facendo in questo momento è sicuramente il perimetro per il centro-sinistra, e poi stiamo parlando anche con semplici cittadini, ma il motivo per il quale che ci sono delle condizioni sine qua non che non devono avere
nulla di continuità con questa amministrazione, anche perché poi non sarebbe una svolta o non avrebbe assolutamente senso. E parliamo anche con tutte quelle aggregazioni civiche. Certo è che noi, per quello che riguarda la nostra comunità, facendo politica per il Movimento 5 Stelle 365 giorni l'anno, ci presenteremo alle elezioni con il Movimento 5 Stelle, come è giusto che comunque sia, anche per trasparenza elettorale. Non è giusto che se Angelo D'Aloisio, che condivide il programma e le linee fondanti del Movimento 5 Stelle, vada a mascherare sulla sua candidatura in una aggregazione civica, qualunque sia il nome, ma per un discorso di incorrettezza che non vedo assolutamente il motivo neanche prendere in considerazione sull'idea di una lista civica. Il Movimento 5 Stelle c'è, ci sarà e lei comunque si presenterà alle elezioni con il proprio simbolo. E ora il focus sui debiti dei comuni abruzzesi, primato in Alto Sangro, regge invece la città di Sulmona. Sentiamo tutto nel nostro servizio. Il comune abruzzese che paga più per debiti e mutui ogni anno, ben 440 euro pro capite, è Pescasseroli, capoluogo del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, ma nell'elenco delle grandi città, esattamente al quinto posto, compare pure Sulmona. E quanto emerge dall'analisi della fondazione della Open Polis, che ha confrontato nei bilanci delle amministrazioni comunali la missione di spesa dedicata al debito pubblico, la quota interessi e la quota capitale, ovvero le somme con cui si estingue un debito o un mutuo. Le spese, insomma, necessarie alla restituzione delle risorse ottenute dall'ente per finanziare gli investimenti o la realizzazione di opere pubbliche, la quota rateale con la quale il comune rimborsa annualmente la cifra ottenuta in prestito maggiorata degli interessi. A primo posto, come detto, si piazza Pescasseroli, mentre nell'elenco delle città il primato va a Francavilla al Mare, seguita da Pescara, L'Aquila, Lanciano, Sulmona con 57 euro pro capite, Teramo, Montesilvano e Avezzano. L'indice di indebitamento nel nostro ente è minimo, come accertato anche dai revisori dei conti in sede di consuntivo, ha commentato il vice sindaco della città di Sulmona, Marina Bianco. Nel rapporto viene infatti precisato che l'indebitamento per le amministrazioni pubbliche non è necessariamente un fatto negativo. Contrarre mutui o prestiti, infatti, per un ente locale può significare anche la volontà di investire su infrastrutture. Un'anteprima nazionale fa ripartire il Teatro Comunale Maria Caniglia di Sulmona, finalmente un bel segnale di cultura dopo questo periodo di chiusura prolungata e forzata. Gaetano Trigiglione, servizio. Grande successo dell'anteprima nazionale dello spettacolo Le Leggi della Gravità, con la regia di Gabriele Labia, prodotto da Effimera SRL in coproduzione con il Teatro della Toscana, Teatro Nazionale, con Gabriele Labia, Federica Di Martino ed Enrico Torsillo. Tratto dal romanzo di Jean Tellet, adattato da Gabriele Labia, atto unico in circa 100 minuti, Le Leggi della Gravità narra la vicenda di una donna che, una notte fredda e tempestosa, si reca in commissariato per confessare l'omicidio del marito, un uomo violento, caso avvenuto 10 anni prima, all'epoca archiviato come suicidio. L'uomo si è gettato dall'11° piano del palazzo, la donna invece afferma di averlo spinto. Le leggi di gravità sono diverse, quella fisica e l'altra, non misurabile, è la caduta delle coscienze dentro i fallimenti delle proprie vite. Un'assassina che vuole essere arrestata ed un tutore della legge che non vuole arrestarla. Chi è dalla parte della giustizia? L'evento ha inaugurato la stagione di prosa del Teatro Maria Caniglia, stagione voluta dal Comune di Sulmona e curata dall'Associazione Culturale Meta nell'ambito del progetto Teatro Maria Caniglia, Teatro di Produzione, con il sostegno delle fondazioni della Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila e la BPR Banca. Obiettivo del progetto è promuovere il teatro attraverso operazioni di produzione e allestimento in situ di spettacoli di rilevanza nazionale. In tal senso, Le Leggi della Gravità, primo prestigioso appuntamento, costituisce un'occasione preziosa di un avvenimento di grande progetto. Lo spettacolo ha una connotazione moderna e straordinariamente efficace nel raccontare un dramma umano recitato da un cast di attori di primo piano nel mondo della prosa. Molti spettatori hanno assistito alla rappresentazione, tutto ci è apparso molto ben organizzato, soprattutto l'accoglienza del pubblico nel pieno rispetto delle norme anti-Covid.
persone anche provenienti da fuori regione. Purtroppo, per il rispetto di un'anteprima, non abbiamo potuto né voluto riprendere scene. Ci siamo limitati a riprendere il pubblico, che stiamo appunto vedendo nelle immagini, sia all'ingresso che in sala. Dobbiamo dire che il successo è anche dell'essere riusciti a portare a Sulmona un'anteprima di uno spettacolo di così alto livello, merito dell'Associazione Culturale Meta e di due giovani sulmonesi impegnati ed attivi, Patrizio Maria D'Artista, direttore artistico della stagione di prosa, compositore e produttore musicale, e Pasquale Di Giannantonio, anche lui musicista, giovani talenti del territorio e capaci organizzatori. E ovviamente anche questa sera abbiamo la nostra buona notizia. Sarà restaurata l'antica fontana dell'Annunziata. Con delibera di giunta si è dato mandato agli uffici preposti di procedere all'avvio dell'iter, su proposta del Rotary Club, che contribuirà concretamente all'intervento. L'antica fontana monumentale rappresenta un simbolo, un punto di riferimento importante della città, in considerazione anche del contesto ambientale in cui è collocata. Il centro storico dunque si arricchisce di un'altra importante iniziativa di riqualificazione in un'area di particolare pregio, grazie al volontariato e al fattivo intervento di associazioni locali che, con spiccato senso civico, dimostrano concreto amore e senso di appartenenza alla città con questi gesti così significativi, per dirla con le parole del sindaco Anna Maria Casini. Prima di chiudere vi ricordo, anzi vi invito a visitare il nostro sito internet www.ondatv.tv per stare aggiornati su tutte le notizie. Davvero tutto per questa edizione, grazie per aver scelto Onda TG, che come di consueto torna domani. A tutti una buona serata.